Roberto, una delle domande più frequenti che si fanno alle persone che sostanzialmente arrivano le prime volte a capire i benefici di un sistema radiante soffitto è la visione del caldo, no? Perché loro pensano sostanzialmente che il riscaldamento a pavimento riscaldi completamente per convenzione, quindi il corpo caldo manda il calore verso l'alto. E la domanda di tutti è: ma il caldo non va verso l'alto? Allora io rido e dico: sì, hai perfettamente ragione. Difatti, quando vai in spiaggia, ti metti all'ombra, metti la manina al sole, la mano è fredda, freddissima. Poi, no, ma i piedi freddi, certo, sempre nell'argomento spiaggia, tu ti alzi, cammini nella spiaggia, nella sabbia che è rimasta al sole, la sabbia è freddissima. Ok, ve lo dico ridendo, vi prendo in giro, sì, perché sostanzialmente è naturale pensarlo, per l'amor del cielo, ma in realtà l'irraggiamento è il fenomeno più vecchio del mondo, è l'effetto dei raggi del sole. Ma quello che oggi voglio chiacchierare, voglio testimoniare con Roberto, in realtà è un concetto molto più complesso. Roberto, devi aiutarmi anche tu a trasmetterlo. Sostanzialmente parliamo di edifici sempre più performanti, per quanto radiante soffitto si sposi benissimo anche con una semplicissima ristrutturazione, ma il fatto è che i massimi benefici su un involucro già prestante in realtà ci richiedono uno sforzo semplicissimo d'inverno, ci richiedono uno sforzo più complesso d'estate. Ma qui lascio Roberto trasmettervi il concetto molto più complesso. Si parla di fisica tecnica, di fisica edile, e cedo la mano a Roberto. Ti ringrazio anche per questa domanda, perché in fin dei conti è proprio l'applicazione del raffrescamento estivo quella più interessante anche, e peraltro anche sempre più attuale, oltretutto, no? Come dicevi tu, gli edifici via via stanno sempre diventando più coibentati, quindi riscaldarli, non dico che si può, basta il bue l'asinello, insomma, per fare una Nelle citazione. passive house viene spesso riportato il concetto del bue e l'asinello Esatto. perché abbiamo calcolato in fisica che apporta 2,5 Ah, ok. Va bene, kW. comunque in realtà quando un involucro ben coibentato non fa neanche uscire il calore generato all'interno, che è generato dalle persone stesse, dalle luci, dagli elettrodomestici e anche dalla parte della radiazione solare che comunque può incidere sulle vetrate, anche se non consideriamo quella per trasmissione, visto che i valori di trasmittanza delle strutture in questi edifici sono veramente Bassi. bassissimi. Però è anche vero che quando un edificio è così ben coibentato, è come dire con un fiammifero un po' alla volta, se la pentola è coibentata perfettamente, la faccio bollire anche l'acqua, insomma, no? Quindi può andare su a temperatura anche molto, di molto e molto rapidamente. Il concetto di raffrescamento chiaramente è stato sempre abbinato al concetto di aria condizionata, no? Che Sì. ha proprio condizionato letteralmente le conoscenze di tutti. La citazione di prima, il caldo va su, ha origine proprio con quella tecnologia lì, perché essendo basata esclusivamente sull'uso dell'aria come mezzo di trasporto del Un calore, viatore. l'aria, essendo un fluido, riscaldandosi si dilata e quindi diventa più leggero e tende a salire, quindi da lì il caldo va su. In realtà è solo l'aria calda che va su. Nell'irraggiamento, trattando di onde elettromagnetiche, in questo caso le stesse che noi generiamo, perché noi siamo generatori di onde elettromagnetiche nella frequenza dell'infrarosso, non hanno un su un giù, no? Viaggiano alla velocità della luce, quindi è chiaro che la distanza non è più un problema e non è un problema neanche la direzione. Quello che è molto importante capire è appunto che siamo noi i primi a dirraggiare. Ecco. Un sistema d'aria condizionata ha un limite molto importante perché è basato sul raffreddamento dell'aria, è basato su una forte deumidificazione dell'aria, ma non raffresca le superfici dell'ambiente, se non pochissimo. E per irraggiare noi abbiamo bisogno di essere circondati da superfici che siano
almeno di 7-8 gradi più basse della nostra temperatura media superficiale. Ciò non avviene con l'aria condizionata, per la differenza è di 1-2 gradi massimo 3. Ecco, quindi che l'irraggiamento entra in gioco con delle tecnologie che sono di tipo completamente diverso. I pannelli radianti sono quelli che di fatto attivano questo meccanismo naturale, perché noi siamo nati per irraggiare, no? Diciamo che l'utente è, capisco che per chi non ha pratiche di fisica, non ha nozione di base di fisica, il concetto è un po' complesso, ma di base quello che succede con un soffitto radiante, provo a semplificarlo, sia d'inverno che d'estate, è che tutta la superficie che noi abbiamo sostanzialmente dedicato al radiante, la cosiddetta superficie attiva, esatto, emana sia in estate che in inverno. E non può essere coperta, contrariamente al riscaldamento o a pavimento, dove magari tipicamente hai tappeti, hai letti, mobili, eccetera, eccetera, che comunque di fatto limitano sostanzialmente le funzionalità del radiante. Nel raffrescamento è ancora più complesso, perché la spada di Damocle, che sostanzialmente è l'errore che moltissimi tutt'oggi commettono, e piuttosto che chiedersi come fare perché non succeda più, dicono che non funziona, cioè la classica diceria dell'idraulico, no? Per quanto a te dia fastidio solo parlare di pavimento, ti capisco, ma la tipica diceria che ancora oggi corre è: non faccio il raffrescamento a pavimento perché fa condensa. La realtà è che se fa condensa perché c'è un errore alla base, sia di progettazione sia di gestione delle temperature, ma questo tralasciamolo, è un aspetto progettuale che conosco bene, chi purtroppo non lo conosce lo denigra, punto. Nel radiante a soffitto invece quel problema lì è ridotto al minimo, anzi sostanzialmente possiamo dire che quasi non c'è. Perché il bello di fare raffrescamento partendo dal soffitto dà vantaggi molto più tangibili, molto più pratici e molto più semplici. Ma li lascio dire a te. Sì, sono tanti.